Importante per diversi anni, insomma, il Comune anche ha intervenuto in questa zona per rimuovere delle discariche abusive che puntualmente si ripresentavano, adesso è tutto un altro spettacolo. Speriamo bene, anzi faccio un appello ai cittadini a rispettare questo luogo e rispettando questo luogo rispettare loro stessi. Insomma. E la raccolta differenziata a Salerno è una cosa che funziona, diventa più scomodo essere irregolari che essere osservanti delle disposizioni. Nel senso che uno sa che il giorno tale viene, si raccoglie l'umido, il giorno tale l'altro la plastica, se si segue questo ritmo non succede niente. Diventa invece faticoso e rischioso per chi lo fa non seguire questa norma, perché viene, comincia ad essere multato in un modo abbastanza pesante. Restituire i gradoni all'antico splendore dà anche la possibilità di ammirare Santa Maria dell'Ama. Questo era un debito che noi avevamo con Santa Maria dell'Ama. Ringrazio ancora una volta gli amici del Touring Club che ne hanno fatto un motivo di vita, e tanto siamo assolutamente grati. Voi avete visto le immagini di com'era, ma sono immagini edulcorate, era molto peggio, molto molto peggio. C'era questa indegna oscena apparecchiatura di protezione del viandante, dal quale il viandante probabilmente doveva iniziare a proteggersi, perché era un tavolato fatiscente, orrendo, che occludeva alla vista questa splendida gradonata, che c'è un valore aggiunto anche paesaggistico, se volete. Ho fatto intanto smontare quell'orrenda apparecchiatura, anche con il contributo dell'azienda ospedaliera, della soprintendenza, e ho fatto ripristinare tutta la gradonata, con un nuovo basolato, con pose in opera dei pezzi mancanti. Insomma, mi pare che sia venuta una cosa assolutamente gradevole. Oltretutto questa è una porta d'accesso ai giardini della Minerva e diciamo era in condizioni indecenti. Ce n'è voluto, ma alla fine ce l'abbiamo spuntata.